Angelo Rosato, presidente e fondatore del progetto Etiopia Onlus di Lanciano, ci sarà un'importante cena sociale il prossimo 6 ottobre all'hotel Villa Medici in prossimità del casello di Lanciano. Questa cena sociale è importante per che cosa? Ma intanto incontriamo tutti i nostri amici, i nostri soci, i nostri sostenitori, i nostri benefattori e poi è anche un modo per vedere cosa stiamo facendo, cosa stiamo realizzando, per ricordare anche la nostra mission, qual è nell'ambito di Progetto Etiopia Onlus. Ecco, ricordiamola questa mission. Ma è quella di costruire soprattutto scuole e pozzi, perché come ho detto tantissime volte, l'acqua è un po' uno spaccato tra la vita e la morte, mentre l'alfabetizzazione significa poter far passare questi ragazzi, questi futuri uomini, da uno stato di miseria a uno stato, speriamo, migliorativo. Ci saranno degli ospiti anche venerdì 6 ottobre. Sì, oltre degli ospiti, alcuni invitati proprio da noi, ma abbiamo due importantissimi ospiti, direi. Abbiamo il vescovo del Gurage, quindi un vescovo etiope che parla perfettamente l'italiano, che verrà a trovarci, è in Italia in questo periodo in Vaticano e quindi molto volentieri viene, anzi era a Milano, farà una bella camminata per venire a trovarci. E poi abbiamo una splendida amica, che è la cantante, la giovane cantante Amara, che è stata ad Amici. La sua canzone, tanto per ricordare, è quella che si è classificata al secondo posto con Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo. Quindi una cantautrice, nostra amica, che è stata con me in Etiopia, che verrà a trovarci. Ecco, è importante appunto anche, diciamo, coinvolgere personaggi pubblici, non è la prima volta che li Ma coinvolgete. sì. Come in Etiopia, noi tutto quello che facciamo è aperto a chi professa la religione cattolica, ma anche se fossero musulmani, quindi sono scuole ed acqua aperta a tutti, così la nostra è una cena sociale aperta a tutti e spero che vengano anche altre persone, soprattutto per conoscerci, per scambiarci delle idee, per parlare di solidarietà, ma per conoscere soprattutto i nostri problemi e i nostri Progetti, progetti. ecco, sono progetti che veramente meritano attenzione, come meritate attenzione tutti voi che ogni anno andate in Etiopia a portarli avanti, a seguire che tutto venga fatto nel Sì, modo. questa è una delle nostre caratteristiche. Per rispetto a quanti ci sostengono, bisogna saper sempre, quindi controllare che fine fanno questi soldi, se i lavori vengono eseguiti in un modo, come posso dire, conforme ai contratti fatti e quindi bisogna andare sul posto. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto problemi e quindi sfido chiunque, come dire, su questo tracciato della chiarezza e della trasparenza. Quindi per saperne di più c'è questa cena sociale, lo ricordiamo, il È 6 il 6 ottobre. ottobre a Villa Medici alle ore 20:15.